mia dovrebbe essere rivolta a mio padre. Però volevo prendere a pretesto una storia. E la storia che ho preso a pretesto per parlare a mio padre è la storia di Edoardo Agnelli, che 12 anni fa si gettò da un ponte. Io ho vissuto abbastanza male questa cosa perché, non so, mi sono molto immedesimato in quest'uomo. Ricco naturalmente, però quando la ricchezza è associata all'infelicità c'è sempre un po' di incredulità, insomma, da parte di noi poveretti, insomma, vedere questi ricchi infelici, insomma, un po' ci spiace, dice, ma guarda un po', sono ricchi e sono pure infelici. E quindi comunque mi ha molto colpito, perché ho capito che lui non riusciva assolutamente a far felice suo padre, cioè suo padre voleva ovviamente che lui fosse l'erede e portasse avanti l'azienda, la Fiat addirittura. E non era assolutamente capace e non era assolutamente la sua strada, quindi ho capito che, insomma, lui ha scelto altre vie, è scappato anche in Oriente per studiare culture orientali, proprio perché secondo me era anche un modo per scappare, insomma. E quindi mi ha molto colpito questa storia e ho cercato di immaginare quali parole avrebbe potuto scrivere Edoardo Agnelli a suo padre prima di quel gesto estremo di gettarsi da un cavalcavia. Da quello che sono, umiliato nella mia solitudine. L'Oriente, l'Oriente. Non sono come te, papà, non amo le macchine. Di notte scrivo canzoni, poesie, e a volte parlo con gli angeli. Puntavi su di me, lo so, e non volevo deluderti mai, ma la mia mente era altrove, più lieve, come un pensiero già libero. E volo, inabissandomi fra muri d'aria e cielo. Silenzio, troverò complicità. Io la volevo da te, papà. E grido, sale il rimorso nella gola mentre cado. Ma in questo viaggio io forse avrò più dignità. Io la volevo da te, papà. Io la cercavo da te. Non sono come te, papà. Non amo dirigere. E non sono una guida a cui il popolo affida ogni sua greve inquietudine. Non parli mai di me, lo so. Te ne vergogni e rimarrò ad aspettare un sorriso sul viso per raccontarti i miei bisogni. L'Oriente, l'Oriente, la mia idea più affascinante fra tante, la mia fuga dal presente, eccitante, ammaliante, struggente, innocente, ma inconsistente. L'Oriente, l'Oriente, l'Oriente. Come un sole si sprofonda all'orizzonte, incapace di riempire questo niente, di sorreggere queste braccia come ali di un aliante, libratesi da un ponte, da un ponte. Che
volo, inabissandomi fra muri d'aria e cielo. Nel silenzio troverò complicità. Io la volevo da te, papà, da te. E grido, sarò rimosso nella gola mentre cago. Ma in questo viaggio forse avrò più dignità. Questo viaggio forse avrò più dignità. Io la volevo da te, papà. Io la cercavo da te.